ci volevo mettere il timo, ma ho paura che poi viene dolce. No, no, non ci metto niente. Poi il pezzo forte, il ragù vegetale con un po' di, cotto con un po' di brodo vegetale. Ma che stile che c'è? Belle, eh? No, non me lo dico da solo. Questa azione abusiva è come se fosse un intervallo in questo periodo un po' complesso, dove non c'è più una certezza, dove non c'è più una direzione, dove tutto quello che deve essere costruito da qualcuno che ha la forza e i poteri per poterlo fare sta solamente distruggendo. È un momento dove forse si ritorna un po' tutti a cercare di costruire se stessi, costruire per se stessi e costruire cercando di distaccarsi da un mondo che è il mondo che già abbiamo conosciuto. È una forma di abusivismo che è un'esigenza e forse è anche una forma di egoismo che serve a sopportare quello che è il futuro che già stiamo immaginando. Allora, qui alla Filanda abbiamo deciso di lavorare insieme, siamo una coppia e spesso lavoriamo in modo ciascuno per conto suo, però appunto qui o in altre situazioni abbastanza interessanti mettere l'energia insieme, soprattutto ora che abbiamo la piccola Lola Jane che farà parte anche lei delle nostre apparizioni. Abbiamo realizzato qui alla Filanda 5 installazioni, performance, interventi in differenti zone all'interno e fuori, e tutto il punto intorno a questa idea di apparizione, di qualcosa che è evanescente e dura poco, qualcosa che ha a che fare con la visibilità, se è visto, non si è visto, scomparirà, resterà, non si sa. C'è stata un'apparizione, una femmina. Il lavoro che presento qua si chiama Corner Wagner, presento un piccolo progetto e una possibilità di sviluppo e di realizzazione di questa sorta di camera di Wagner un po' immaginata, all'interno della quale c'è il letto, che è una dormeuse da 700, dove sembra che Wagner abbia composto, sdraiato su questa dormeuse lui abbia composto le Valchirie, e poi c'è una console del 700 e una piccola scultura su una base e un piccolo disegno. Cioè, ho immaginato questo interno dove lui poteva mettersi per comporre la sua musica. Ho ritagliato uno spazio proprio per dedicare a lui un luogo dove mettersi a comporre, cioè mi sono immaginato questo evento, insomma. No, è anche un fatto di che ce le devo portare io, utilizzo quelle che riesco a muovere. Una costa, quella ligure verso il mare, un'anatomia, la mia, da sotto l'ascella fino alla gamba, Alpi marittime, il mare, sassi di pietra, la Filanda, stella Filanda. Si tratta di un lavoro site specific, che è un piccolo intervento sul muro che si intitola True, che in francese vuol dire buco. E mi sono ispirato a una canzone di Gainsbourg che parla di un tipo che passa il suo tempo a fare buchi. L'ho immaginato un po' come sono anch'io, nel senso che faccio a volte progetti specifici, mi piace realizzare questi piccoli fori e lasciare come un segno nel muro, come una sorta di caverna delle meraviglie.
Si tratta di un'installazione che è un foro dove all'interno vedi una piccola grotta di cristalli che altro non è che un geode, una pietra minerale, e viene praticamente incastonata nel muro come se fosse, e ristuccato tutto come se fosse sempre stata lì sulla parete. L'ho immaginata come una sorta di scoperta quasi preistorica, storica, nelle pareti di un edificio, come se contenesse delle preziosità nascoste. Per me è importante di capire, studiare il spazio dove espongo. Sono venuto qua in mezzo in Finlandia con tutti i miei oggetti e anche sculture che ho fatto nel mio studio. E poi di oggetti che ho trovato in giro. E ho trovato questa grotta di ex ghiacciaio. Il precedente ha fatto una installazione da Loredana Longo, che è un'installazione bellissima. Ho messo un po' di sculture che ho modificato in mio studio, che sono dei tre sculture che un po' rappresenta o suggerisce della Toscana, o può essere dell'Italia. Ho creato un tempio per Made in Finlandia. Sembra un tempio di, non so, di un paese strano, può essere una cosa greco-romano, potrebbe essere anche qualcosa di orientale, può essere un tempio di tutti, insomma. Quello che ho cercato di fare in un qualche modo parte da tutta una mia riflessione che prende spunto da quello che io un po' sottointendo come processo identitario, cioè nel senso mi piace indagare con le cose che ho fatto, in particolar modo con quello che ho fatto qui alla Filanda, su quali possono essere i limiti di questi processi identitari. Mi servono un po' come strumento anche di indagine per poi creare degli spazi che rimangano un po' in sospeso fra quello che in questo caso può essere una realtà di gioco o una costruzione che può essere invece l'intento di un'azione quasi più militare, quasi più da post-conflitto o da naufrago. Mi piace questa sospensione che esiste tra il conflitto e il gioco. Mi piace intervenire in questa sospensione, anzi proprio ricercare questa sospensione, farla in qualche modo saltare fuori. E allora Tupleo in vietnamita vuol dire capanna, mi è servito come spiedente questa volta per collegare un container a una casa. E arrivarono, è un lavoro sui sinonimi delle parole. In questo caso ho voluto provare a fare uno studio per un progetto video, per una lettura video corale, chiedendo praticamente a tutte le persone, partendo dalla Filanda e muovendomi nei paesi intorno, per le strade, per i negozi e fermando la gente, chiedendo di scegliere da questo lungo testo che non è altro che un elenco di aggettivi sostantivati che sono uno sinonimo dell'altro, di scegliere spontaneamente uno di questi aggettivi e di regalarmi una ripresa video della durata di un secondo. Questo lavoro è stato fatto in modo performativo, in forma audio e in forma puramente testuale, e in questo caso resta appunto una lettura corale come una sorta di carta d'identità di questo posto, una mappatura di questa terra. E arrivarono gli agili, gli anomali, gli anticonformisti, gli arditi, gli arrischiati, gli atipici, gli audaci, gli autentici, gli avanzati, gli avventurosi, i ballanzosi, i bizzarri, i briosi, i casonati, i coesi, i compatti, i compiuti, i coraggiosi, i creativi, i curiosi, i decisi, i determinati, i differenti, i difficili, i difformi, i dislocati, i distinti, i diversi, i duri, gli eccellenti, gli eccessivi, gli elevati, gli energici, gli eroici, gli estrosi, gli esuberanti, i fantasiosi, i fatti, i favorevoli, i fermi, i fieri, i ferosi, i folli, i gagliardi, i geniali, i grandi, i gravi, gli immaginari,
gli imperituri, gli imprudenti, gli impulsivi, gli incoscienti, gli inconsueti, gli incrollabili, gli ingegnosi, gli insoliti, gli instabili, gli interessati, gli intuitivi, gli irregolari, gli istintivi, i maturi, i messisi in strada, i mutevoli, i nuovi, i notevoli, gli originali, gli osati, i particolari, i passionali, i pazzi, i pericolosi, i persistenti, i prodi, i profondi, i prosperi, i puri, i rigogliosi, i rischiati, i risolti, i ritti, i robusti, i sciani, gli scattanti, i selvaggi, i semplici, i senza paura, i singolari, gli smisurati, i solenni, i sollevati, gli spericolati, gli spensierati, gli spontanei, gli spostati, gli squilibrati, gli straordinari, gli stravaganti, gli suscitati, i tenaci, i travagliati, i tutti d'un pezzo, i validi, i vigorosi, i vitali, i vivaci, i volubili. Mio amore, ora sto dipingendo, c'è il stereoscopio dentro, poi ho fatto le foto fuori e l'idea è a creare una dualità, così voglio che si pensa un po' più del the voyeuristic nature of our vision and the way in which we view the world around us. Senza sempre l'idea che ogni oggetto ha in visione in un modo contrario, e così sono sempre un po' in ritardo. Poi qui, questa è la macchina di cui attacco questa lampada, e tra la lampada che va lì, il diffuser, questo qui, messo le foto e si vede.